Solitamente quando in macchina con la mia ragazza veniamo tra le colline o tra le montagne e si vede un trattore blu, io mi fermo e dico quello lo faccio io e ci mettiamo a ridere. Sono Emanuele De Matteis, responsabile dei processi tecnici e tecnologici del reparto machining dello stabilimento di Modena di CNH Industrial. Nello stabilimento di Modena di CNH Industrial produciamo componenti per trattori dalla lavorazione meccanica all'assemblaggio e testing degli stessi. Il fatto che il contadino utilizzi un prodotto che noi progettiamo nella nostra progettazione, produciamo in questo stabilimento e negli altri stabilimenti, fa sì che capisco che quello che magari un giorno verrà nel mio piatto, che può essere un ortaggio, un frutto, è prodotto da un contadino che utilizza un mezzo che produco io. Vengo da Brindisi, ho fatto le scuole a Brindisi e poi sono partito a 18 anni per Torino, dove ho studiato ingegneria aerospaziale. Lasciare casa per lo studio sicuramente mi ha insegnato a vivere da solo, sicuramente mi ha fatto crescere e fatto diventare un uomo. Da quando sono entrato in questo stabilimento, quindi nel 2016, da stagista fino a ricoprire la posizione che ricopro oggi, ci sono voluti circa 2 anni. Gestisco un team di persone altamente specializzate, tecnici con anni di esperienza che sicuramente ne sanno molto più di me e quindi ho molto da imparare da loro. E mi piace che ci sia una forte squadra, un forte lavoro di gruppo e collaborazione tra di noi, perché per raggiungere gli obiettivi per me la cosa importante è lavorare tutti insieme nella stessa direzione. Non dobbiamo dimenticarci che la tecnologia è nulla senza una persona che sa come utilizzarla nel modo corretto. Andare a giocare a calcetto con i colleghi, con gli amici, dà quello scarico di tensione accumulata durante la settimana e durante la giornata che secondo me è necessario per qualsiasi persona. Avere un momento di spensieratezza, di tornare bambini, quel bambino che va a giocare nel parco con gli amici. Credo che la cosa più bella che ci possa essere è condividere la vita con qualcuno, quindi sogno di potermi realizzare a livello affettivo, di poter stare insieme alla mia compagna per la vita. Del mio lavoro mi appassiona sicuramente il fatto che ogni giorno ci sia una sfida differente, quindi andare ad affrontare problematiche nuove con persone che hanno davvero una conoscenza profonda di quello che è l'officina, di quello che sono le problematiche tecniche e tecnologiche, quindi è quello che mi sprona ogni giorno a svegliarmi la mattina e essere contento di venire al lavoro è poter collaborare con gente che mi insegna più di quello che so il giorno prima.